Dunque, ancora buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui, grazie al Presidente Bonaccini, grazie al Sindaco Zattini, grazie al Commissario Figliuolo, al Presidente della Provincia, agli altri sindaci che sono intervenuti, ma soprattutto voglio ovviamente ringraziare, oltre al Ministro Fitto e ai componenti del Governo, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che torna su queste terre dopo la scorsa visita a pochi giorni, a poche settimane dall'alluvione 8 mesi fa, con risultati molto importanti che abbiamo costruito insieme in questi mesi. First of all, again on my behalf, good afternoon to all of you and thank you very much for being here. I would like to thank President Bonaccini, I would like to thank the Mayor Zattini, I would like to thank Commissioner Figliuolo, I would like to thank the President of the Provincial Authority, as well as all of the mayors attending this meeting. I would like above all to thank Minister Fitto and the members of the Italian government. But first and foremost, I would like to thank you, Madam President of the European Commission, for your coming back after your last visit that you paid here just a few weeks after the terrible flood. And we are here for the very important achievements and results that we managed to build together. Quando siamo state qui l'ultima volta, la Presidente von der Leyen portò la solidarietà europea, ma portò anche il suo impegno a non lasciare sole queste terre, a fare quello che la Commissione europea, l'Unione europea avrebbero potuto fare per dare una mano. E il fatto che sia qui oggi di nuovo, quando noi possiamo presentare i risultati di quell'impegno, è secondo me un simbolo di grande serietà, di grande concretezza, per la quale credo davvero che tutti i cittadini di questa regione e non solamente di questa regione debbano ringraziare la Presidente von der Leyen. When we were here last time we visited, President von der Leyen, she expressed here the solidarity of Europe and the European authorities, and she expressed her commitment not to leave these areas alone, not to leave them, to be on their side. And the fact that she's here back again, and she promised she would give an hand to help people to recover from that terrible situation, and the fact that she's here again shows, and it's a sign and symbol of her seriousness and a concrete attitude which all the citizens as well as all of the regional authorities are very grateful for. Noi abbiamo in questi mesi lavorato molto insieme, abbiamo lavorato in modo molto proficuo, voglio per questo ringraziare anche tutti gli uffici, gli staff, voglio ringraziare Bjorn Seiber, insomma tutte le persone che ci aiutano a fare questo lavoro. E